Nonostante le misure in vigore, i controlli delle forze dell'ordine e le raccomandazioni continue di autorità sanitarie e istituzioni, sono ancora molte le persone in strada, apparentemente senza valido motivo. Tante senza gli adeguati dispositivi di protezione e in diversi casi senza neppure mantenere le opportune distanze. L'ultima segnalazione in ordine di tempo è arrivata questa mattina da via Sirtori a Como. Sui gradini del mercato coperto si presentava una situazione contraria a tutti i provvedimenti in vigore. Tra le 10 e le 15 persone sedute sulle scale intente a chiacchierare tra di loro. In poco tempo la questione si è risolta con l'assessorato alla polizia locale che si è subito attivato e grazie all'intervento degli operatori della Caritas il gruppo si è allontanato. Alcuni con ogni probabilità sono ospiti del vicino dormitorio. Sono numerose le segnalazioni simili arrivate in questi giorni in redazione, riguardano diverse zone della città, alcune concentrate proprio sull'area attorno al mercato fino a Piazzale Gerbetto e a Viale Giulio Cesare, ma anche nei quartieri come Pontechiasso e Camerlata. Spesso si tratta di persone straniere. Va ricordato però che i dormitori cittadini, proprio per evitare che i senza tetto escano e rimangano per strada, hanno esteso l'orario garantendo un'apertura 24 ore su 24. Le forze dell'ordine sono schierate in diversi punti del territorio, ma evidentemente non possono essere in ogni angolo. Per i prossimi giorni, in particolare per le festività di Pasqua e Pasquetta, probabilmente i controlli saranno ulteriormente incrementati.